cari telespettatori, oggi Made in Italy Channel vi porta a Udine, in Friuli Venezia Giulia, e più precisamente nel Triangolo della Sedia, un distretto industriale inizialmente formato dai comuni di San Giovanni a Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, e successivamente estesosi fino a comprendere ben 11 comuni. Famoso perché qui vengono realizzate l'80% delle sedie in commercio in Italia e il 30% di quelle prodotte in tutto il mondo. Anche questo distretto industriale ha subito una forte crisi di mercato, alla quale ha saputo resistere grazie alle aziende che hanno rivoluzionato la propria produzione. Tra queste spicca sicuramente la BIP SRL, azienda leader nel settore delle sedie e delle poltroncine, che a dispetto della crisi di mercato è addirittura riuscita a quadruplicare il proprio fatturato. Siamo in compagnia di Flavio Vidoni, presidente fondatore della BIP Sedie, con il quale parliamo dell'evidente successo di questa azienda. Il successo dell'azienda è dovuto sicuramente a una continua evoluzione dei prodotti e anche del modo di concepirli. Infatti da 3 anni siamo certificati ISO 9000 e in più l'apporto di giovani meti all'interno della ditta ci ha portato ad avere dei prodotti sempre più innovativi e con idee di conseguenza innovative. A proposito del cliente, voi producete anche su richiesta? Sì, sicuramente sì, infatti più del 30% della nostra produzione riguarda modelli esclusivi dei nostri clienti. L'affermazione sul mercato di un prodotto come sedie e poltroncine è dato sicuramente dal design, ma occorrono anche resistenza e comodità. È chiaro che dopo aver soddisfatto le esigenze di funzionalità e di estetica di un prodotto, ci preoccupiamo soprattutto della sua affidabilità. Infatti tutti i nostri telai, le nostre stoffe e anche le pelli vengono testate lotto per lotto presso laboratori certificati. Quali sono i fiori all'occhiello della BIP Sedie? Ci sono 3-4 gruppi di sedie e poltroncine che vanno per la maggiore. Per quanto riguarda il rustico, il gruppo del Sonora, poi abbiamo il gruppo del Nancy in pelle, il gruppo del Gaia in cuoietto intrecciato e il gruppo del Logan con schienale multistrato e sedile in pelle. Parlando di mode e di tendenze, quali sono quelle nel mercato attuale? Posso dire che lavorando su più mercati a livello mondiale ci siamo accorti che la tendenza è comunque per modelli moderni dalla linea sobria a lineare e da alto contenuto qualitativo. Signor Vidoni, quanti e quali sono i vari tipi di lavorazione per questi tipi di prodotto? Dopo aver affidato ai nostri terzisti di fiducia le prime fasi di lavorazione sui nostri elementi, in azienda vengono effettuate la foratura, l'assemblaggio, la verniciatura, la tappezzeria, l'imballo e la spedizione. Questo per garantire il massimo di garanzia sui nostri prodotti. Quante sedie e quante poltroncine producete giornalmente? La media ormai si è attestata attorno ai 750 pezzi al giorno, il che vuol dire che siamo sui 160-170.000 pezzi all'anno. Parliamo di storia. Da quanti anni la BIP è sul mercato? L'azienda è nata 20 anni fa, ha festeggiato il suo compleanno nel mese di agosto. Io sono il socio fondatore, da circa 10 anni si sono uniti a me gli soci. Quali sono i vostri principali mercati di riferimento? Diciamo che il 95% della nostra produzione viene esportata, il nostro mercato di riferimento è l'Inghilterra che assorbe il 45% dei nostri prodotti. E di seguito viene l'Olanda, viene la Francia, viene l'America e il Canada. Partecipate anche a fiere nazionali ed internazionali, quindi? Sì, certo, abbiamo partecipato per diversi anni alla fiera di Tokyo, quella di Singapore, abbiamo fatto High Point in America, Birmingham, Milano, Udine e ultimamente Dubai con grosse soddisfazioni. Allora, amici di Made in Italy Channel, la comodità dei prodotti BIP non è solo nei suoi materiali, ma è anche nell'acquisto. Eh sì, perché i prodotti BIP li trovate praticamente dappertutto. Affidatevi a BIP e buon relax!